donna deve partorire come l'ha immaginato il proprio parto, non come una struttura sanitaria glielo impone. L'unità operativa di ostetricia Cremona, congiuntamente all'unità operativa di Olio Po, ha un percorso finalizzato alla sicurezza della donna in sala parto, quindi percorsi condivisi che accompagnano la donna alla sala parto, un atteggiamento estremamente personalizzato in sala parto. L'ostetrica segue la donna durante il travaglio, durante il parto, che il suo parto sia un parto fisiologico, che il suo parto sia in una posizione alternativa o in acqua, oppure che sia in analgesia. Alla fine del parto l'ostetrica è anche la persona che si occupa della raccolta del sangue cordonale, che è un'operazione delicata che deve essere eseguita con dei criteri ben precisi per la quale siamo state preparate. L'evento non deve essere un evento improvvisato in sala parto, ma deve essere di garanzia per la donna, per il personale e per chi riceverà il trattamento del sangue cordonale. Quindi la paziente deve rivolgersi a chi fa selezione, che per noi lo fa egregiamente l'emotrasfusionale, il centro di emotrasfusionale. Quella mamma e quel papà che hai davanti non sono mai le stesse persone, quindi si nota in loro magari l'emozione, in altre traspare meno e molto spesso, seguendole durante il travaglio, alla fine hai anche un coinvolgimento emotivo abbastanza forte. Questa è l'isola neonatale che si trova giusto di fronte alle sale parto, è come una piccola terapia intensiva in modo tale che il neonato viene appunto posizionato su questa struttura che si chiama lettino di rianimazione, asciugato, stimolato, visitato e appunto qualora ci fosse bisogno rianimato. Parliamo sia di neonati nati a termine che nati prematuri. Questo è il nido dove i bambini vengono accuditi dopo la nascita. Per tutto l'arco della giornata, i primi 3 giorni di vita, fin tanto che sono dimissibili. Per la maggior parte del tempo, nelle 24 ore, stanno in stanza con la mamma. Vengono però portati al nido almeno una volta al giorno per la visita. Poi qui al nido le mamme vengono seguite dalle infermiere che insegnano l'allattamento, che insegnano il cambio del pannolino. Unità operativa di terapia intensiva neonatale, una delle non molte terapie intensive neonatali della regione Lombardia, ricovera circa 250-300 neonati all'anno. Di questi una buona parte è rappresentata da neonati prematuri con un peso che qualche volta è inferiore anche ai 500 grammi. Ne ricoveriamo circa 150 all'anno. Sono bambini che hanno bisogno di cure estremamente sofisticate. Ovviamente il personale infermieristico e medico non deve solamente prendersi cura del neonato, ma anche della famiglia. Nella gran parte dei casi la nascita a pretermine è del tutto inaspettata e i genitori vengono messi di fronte a un fatto compiuto. Quindi noi dobbiamo accompagnarli durante spesso il lungo periodo della degenza del bambino, qualche volta si protrae anche per 2-3 mesi, e preparare la famiglia, la mamma, poi a riagganciarsi con il bambino stesso ad essere in grado di assisterlo a domicilio.